io sono qua con molta emozione, perché è passata, rappresento certamente il sindaco Onsel che mi ha detto mi raccomando indossa la fascia, perché è importante oggi Pride nel Nord-Est dire grazie al comitato che ha organizzato questo bellissimo evento, incredibile nel nostro Nord-Est. Quindi grazie al comitato e all'amministrazione che ha battagliato per mesi per portarvi qua, perché non si arriva a queste cose banalmente facilmente, sappiamo quanto è dura e cosa vuol dire essere pionieri della nostra società. Io Gay Pride ne faccio dal 1994, ma qua ci sono persone che lo fanno il Gay Pride da molto molto più tempo, e quindi questa è la gratitudine innanzitutto, in un momento di gioia. Qua Udine, io cito, c'è la consigliera Rossi del Consiglio Comunale di Udine qua con noi, quindi ci siamo in tanti, c'è Arcigay Udine e Arcilesbica Udine. Però permettetemi prima di dire, fare un Gay Pride oggi, una settimana dopo i fatti di Orlando, io sono convinto, tutti noi oggi siamo venuti certamente con la voglia di festeggiare, ma come ho visto qualcuno con queste fotografie di questi ragazzi, con questo patema, sapere che queste persone sono morte perché erano omosessuali e vivevano in un giorno di festa esattamente come stiamo facendo noi oggi. Ebbene, la cosa che sconvolge, oltre alla tragedia, alla strage, che ha sconvolto tutti noi, è stata che purtroppo non c'è stato un Je suis Paris, Je suis Bruxelles, perché non c'è stato un Je suis Orlando? Dobbiamo essere noi oggi a dirlo! Perché quella è omofobia che si insinua con certi discorsi orrendi che abbiamo sentito, orrendi. Allora, oggi sembra strano fare una festa, però se vediamo le foto di questi 50-49 ragazzi e ragazze, io sono convinto, guardate, e tutti noi siamo convinti che loro oggi sarebbero qua in piazza con noi.